Cheetah e Pazzo sono due ragazzini, entrambi orfani, legati dal mistero e dall'emozione rappresentata dalla prospettiva di scoprire la leggendaria città fluttuante di Laputa. Io sono Pazzo. Io invece mi chiamo Cheetah. Sei caduta dal cielo. Credevo fossi un angelo. Fiore all'occhiello di una civiltà ipertecnologica, la città è rimasta deserta a causa dell'atteggiamento irresponsabile e della brama di potere di chi la governava. Mio padre l'ha vista. E io la troverò. Realizzato nel 1986, Il castello nel cielo è il terzo lungometraggio di Hayao Miyazaki, il secondo a portare il marchio dello studio Ghibli dopo il precedente Nausicaa. Noi pirati cerchiamo con quest'ultimo, così come con la serie televisiva Conan, questo film ha in comune l'ambientazione a metà tra il fiabesco e il futuristico e le tematiche di base, che sono l'ecologismo, l'antimilitarismo, l'avversione per la sete di potere umana e la fiducia, malgrado tutto, in sentimenti come l'amore e l'amicizia. Chiunque usi il potere della pietra per scopi personali attirerà solo disgrazie. Visivamente il film è di una bellezza tale da lasciare senza fiato. Conquisterò la pietra e avrò il potere assoluto nelle mie mani. Miyazaki riesce a creare le immagini e l'atmosfera giusta per raggiungere l'obiettivo che qualunque opera fantasy si dovrebbe prefiggere. Quello di sorprendere e ammaliare e far sì che lo spettatore si lasci andare alla meraviglia e all'emozione.